calcio finisce, la vita resta, e voglio sempre dare come uomo un ricordo importante. L'affetto mi è venuto da tutta Italia, vuol dire che ho lasciato qualcosa come uomo, e questa è la mia vittoria più grande, la mia gioia più grande. La voce di Carmelo Imbriani si è spenta per sempre il 13 febbraio 2013, stroncato da una leucemia. Ma a distanza di 7 anni, lo spirito del suo esempio sportivo e di vita continua ad aleggiare in giro per il mondo, grazie alla missione del fratello Giampaolo, che ha fatto tappa anche qui in Canada, a Montreal. Volevo che non si perdesse tutto quello che era successo durante il periodo della sua malattia, quando lui da una stanza d'ospedale ha visto tante manifestazioni di affetto in tantissimi stati d'Italia, da nord a sud del paese. Imbriani non mollare. Lo striscione esposto in diverse curve d'Italia durante la sua battaglia contro la malattia è diventato da subito uno slogan che avrebbe incarnato un solo desiderio: far conoscere a tutti i valori che meglio rappresentavano il Carmelo uomo e giocatore. È nato perché durante il periodo della malattia di Carmelo in stati come Napoli e Benevento i tifosi mostravano questo striscione. Poi sì, ci siamo resi conto che le persone in ospedale vedevano in quello slogan una luce puntata, un riflettore puntato nelle loro stanze, persone che non avevano voce, però si rivedevano in Carmelo. Giampaolo si sposta da un paese all'altro soltanto in autostop, con in tasca un furgoncino e un adesivo che simbolicamente rappresentano l'obiettivo futuro, averne uno vero su strada. Il sogno è quello di questo pulmino che mi auguro un giorno possa diventare reale, che possa girare un mondo davvero con, non più in autostop, ma con un furgoncino vero, dove poter avere tutto il materiale che ricorda mio fratello da regalare alle diverse scuole, alle scuole calcio. Paese che vai, lingua che trovi, ma fortunatamente oggigiorno la comunicazione internet aiuta molto la diffusione e comprensione di un messaggio. Mi rendo conto che grazie ai siti internet, appunto, lasciare un adesivo dove dopo possono andare a curiosare mi permette di credere che anche in quel paese stanno conoscendo mio fratello. Nei due zaini a spalla che si porta dietro, anche una maglietta con su stampata la classica esultanza di Carmelo dopo un gol, graficamente stilizzato in bianco e nero, per vestirlo dei colori del mondo. Ho estrapolato da una sua foto un'immagine in bianco e nero, senza bandiere né colori, perché sono convinto che anche solo un'immagine, una storia ben raccontata, possono arrivare ad arricchire la formazione di un qualsiasi bambino che si avvicina a uno sport e vede in Carmelo Imbriani un idolo da seguire, nonostante non ha vinto nessun trofeo, non può vantare nessun campionato vinto. Alla notizia della sua scomparsa, molti personaggi di spicco del calcio italiano onorarono immediatamente la figura di Carmelo, tra cui Francesco Totti e Antonio Conte. Mi stringo alla famiglia e a tutti i parenti che sono vicini a lui e sentire condoglianze, perché è veramente abbiamo perso una grande persona. Oggi è un giorno molto triste perché purtroppo ci sarà la scomparsa di un amico, Carmelo Imbriani. Sono molto vicino al fratello, a tutta la sua famiglia, a tutte le persone che hanno voluto bene a questo ragazzo. Immerso nel ricordo struggente di Carmelo, Giampaolo Imbriani si presenta ovunque alla gente, raccontando e rivivendo in mille sfumature diverse la storia commovente del fratello e realizzare il suo sogno di farla conoscere ai bambini di tutto il mondo che corrono felici dietro un pallone. Giampaolo, è un po' simbolico questo posto, i 5 cerchi olimpici, i 5 campi di calcio che tu vuoi mettere, ciascuno per ogni continente. Evidentemente destino, sì, e questo è il sogno, c'è un campo adesso a Benevento, in Europa, quindi... Quello è il primo, e adesso sta nascendo il secondo a Titigi in Tanzania, dove fortunatamente lo scorso anno è stata fatta una piccola inaugurazione. È un centro sportivo, quindi deve ancora crescere, però sta nascendo. Imbriani, non mollare. Assolutamente non ho intenzione di mollare. Marco Luciani Castiglia, Omni News, Montreal.